Grazie Presidente. Questo emendamento è stato riformulato, in realtà è uno dell'unico che abbiamo protocollato il 3 novembre, data in cui sono stati protocollati gli altri emendamenti di cui abbiamo parlato prima, mentre gli altri emendamenti a firma Movimento 5 Stelle, sottoscritti dal consigliere Fassina, sono stati protocollati il 18 settembre, questo anche per rispondere alla consigliera Montella prima. Allora, questo è un emendamento molto importante per noi, molto importante perché è uno dei punti più controversi e che è stato più dibattuto di questa delibera, è proprio la compartecipazione. E allora con questo emendamento noi vogliamo andare a specificare, cioè dopo il punto a pagina 30 dove si parla della compartecipazione, vogliamo aggiungere un capoverso in cui ovviamente vogliamo ricordare la delibera di iniziativa consiliare con le linee guida per la riscrittura della nuova 355 che abbiamo già approvato in aula, quindi la delibera 51 del 2019. E in questa delibera noi abbiamo detto che nell'ambito della compartecipazione, modellata sui criteri previsti dalla normativa nazionale e regionale, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa assistenziale per le persone con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104/92, con l'esclusione dei servizi residenziali e semiresidenziali per i quali la compartecipazione dovrà essere definita attraverso l'utilizzo sistemico degli indicatori economici equivalenti. Tali indicatori potranno indicare tuttavia la priorità per l'accesso alle prestazioni. Ecco, è importante specificare questi paletti relativamente alla compartecipazione in questo piano sociale. Grazie Presidente.